Bentornati su Nino Sport. Oggi vi parlo di futsal o di calcio a 5, che dir si voglia. Questo video però l'ho chiamato Come diventare forte a calcetto. Perché questa scelta? In molti, quando giocano a calcetto, pensano erroneamente di giocare a calcio a 11. Ma le caratteristiche che servono per essere forti a calcio a 5 sono diametralmente opposte rispetto a quelle che servono per essere forti a calcio a 11. Quindi se sei un fenomeno a calcio a 5 non necessariamente sei un fenomeno a calcio a 11. Quindi come si diventa forti a calcetto? Vi dirò 5 suggerimenti per diventare più forti a calcio a 5. Numero 1. Lo stop di suola. Abituarsi a stoppare la palla di suola anziché di piatto è un buon inizio. Lo stop di suola garantisce un controllo maggiore. La palla rimarrà attaccata al piede, essendo il campo più piccolo è quello che vogliamo. Lo stop di piatto solitamente si usa nel calcio a 11 perché il campo è più grande e non importa se il pallone si sposta leggermente dal nostro corpo. Quindi mi raccomando, stop di suola e subito giro palla veloce. Quindi, numero 2. Giro palla veloce. Nel calcio a 5 non bisogna cercare a tutti i costi la profondità. Bisogna passarsi molto la palla e aspettare di trovare un varco libero. Quindi stop di suola come da punto 1, giro palla come da punto 2, tanto possesso palla e si aspetta il varco giusto per andare a concludere. Numero 3. Battere la rimessa laterale. Allora, se state facendo un torneo serio dove c'è l'arbitro, vi servirà sapere questo trucchetto. Come molti di voi sapranno, la rimessa laterale nel calcio a 5 si batte con i piedi e non con le mani, e l'arbitro inizierà a contare 4 secondi dal momento in cui voi poggiate la palla sulla linea. Quindi il mio consiglio è quello di tenere la palla in mano il più possibile, osservare prima la posizione dei vostri compagni, farvi un'idea su chi possa essere il vostro compagno libero a cui passare il pallone, dopodiché poggiare la palla a terra e effettuare la rimessa laterale. In questo modo non rischiate di incappare in un controfallo inutile. Numero 4. Calciare di punta. Ecco, fin da quando siamo piccoli alle scuole calcio ci viene insegnato a non calciare di punta. Diciamo che in genere una persona che calcia sempre di punta si definisce uno che non è capace, molto capace a giocare a pallone. Ecco, invece nel calcio a 5 calciare ogni tanto di punta può essere utile ad anticipare gli avversari, a prenderli sul tempo, perché il calcio di punta è più rapido rispetto a un calcio di collo o un calcio di piatto. Quindi ecco, se ogni tanto calciate di punta nessuno si offende, soprattutto se fate gol. Se fate gol avete sempre ragione, anche calciando di punta. Numero 5. Il portiere di movimento. Ecco, quando gioco a calcetto con gli amici sento sempre dire che il portiere non può uscire dalla propria porta per più di un tot di tempo. Questo è vero in parte. In realtà il portiere nel calcetto può tranquillamente giocare nella metà campo avversaria, come portiere di movimento appunto, per cercare di recuperare una partita in cui si è in svantaggio e giocare in 5 giocatori di movimento contro 4. Ovviamente si lascia la porta libera, quindi è più rischioso, però come già detto si usa solamente per cercare di recuperare una situazione di svantaggio. Qualche allenatore lo utilizza anche per tenere il possesso di palla, ma in maggior parte dei casi si usa per recuperare. E sicuramente ci saranno anche altre caratteristiche da avere per diventare bravi a giocare a calcetto, a calcio a 5. Per ora ve ne ho dette 5, se voi ne avete altre scrivetele nei commenti. Questo era sempre Nino Sport. Mi raccomando, se il video ti è piaciuto lascia un pollicione in su. La prossima settimana punto a far uscire anche qualche video breve, sperando nell'algoritmo di YouTube. E niente, per adesso ti rimando al prossimo video. Ciao! Au!